Salve! E che casino! Sono a Wood Green, come potete vedere. Sto andando a mangiare da Five Guys perché farò la super sfida oggi. Five Guys contro Shake Shack. Però Shake Shack domani, perché sennò stasera due hamburger mi ammazzano. E tanto che non mangio da Five Guys, oppure proprio voglio di un hamburger di quelli di una volta. Proprio di quelli buoni, oh. Quindi sono anche aperti in Italia, non lo sapevo, dal 2018 sono anche in Italia, a Milano. Ah, e hanno aperto quest'anno a Roma nel 2020. Ah, però. Comunque il locale è abbastanza vuoto. Intanto mi arrivo a mangiare, che è questo qua, nel sacchettino. Sono freddissimi. Non ce la faccio ad uscire, forse, che mi succede? Ah, eccolo qua. Allora, queste sono le patatine, però ci sono ancora tantissime dentro. Un sacchetto. Panino da Five Guys. Va bene, ok. Questa non è la prima volta che sto mangiando da Five Guys. Sono venuto tante volte. Non sono un abitué degli hamburger, dei fast food anzi, perché comunque li trovo abbastanza non salutare, però ogni tanto non mi dispiace andarci. Ma io non la finirò mai. Cioè, questo c'è un bicchiere, dove c'è un altro bicchiere. Cosa buona di Five Guys è che le bevande sono a free refill, si possono in poche parole riempire fino a quando uno vuole. Comunque scusate che questo 52 è molto meglio, proprio dallo sfondo cittadino è proprio più figo, ho sbagliato tutto purtroppo nella vita, ragazzi. Allora abbiamo l'hamburger, quello grande, dove si vede comunque, è più o meno è proprio della mia mano. Ci ho fatto mettere lattuga, funghi, formaggio perché è un cheeseburger e del pomodoro. Il sapore non è male, la carne è buona secondo me. Non è male. Uno punto debole secondo me è il pane. Il pane è un po' troppo schiacciato, ecco. Forse il pane potrebbero prendere un'altra qualità, una qualità migliore, più croccante, è troppo soffice. Sembra di mangiare un pane fatto al vapore, non so, è strano come sensazione. Però il complesso è buono. Sento pieno, mamma mia quando ho mangiato. Se penso che domani a pranzo devo andare da Shake Shack mi sento male. Andiamo a casa. Ok ragazzi, allora recensione su Five Guys. Dunque io do un buon 8 per il semplice motivo che non è un 10 per il panino. Il panino in sé, il pane in sé era buono ma era troppo soffice, era un po' bagnato pure. Però l'hamburger in sé è buonissimo, i condimenti pure sono buoni, ho pagato circa 14 sterline per delle tipo due porzioni di patatine in uno, un buon hamburger e il refill a bestia in poche parole fino a quanto voglio di drink. Non male, domani con Shake Shack, ciao! Ciao, eccoci qua allora, sono in centro a Londra, dunque farvi capire dove sono. Qua c'è Todmorden Court Road, da questa parte c'è l'S Square e qua, lo vedete? C'è Shake Shack. Andiamo? Allora, la scelta di menù già sembra abbastanza... è ottima la scelta di menù, comunque c'hanno anche le birre, il vino, quindi già diverso è il concept da Five Guys. Sono un po' eccitato, prima volta che entro in un Shake Shack in assoluto. Can I have my first time here? As well. Can I have the Shake Stack? Yeah. Please. What do you suggest?
Dunque, qua danno, in cambio che di Five Guys, qua danno il cosino che vibra, non pensate male. Adesso mi chiameranno quando vibra e vado a prendere il mio pasto. Ho speso 14,70, considerando che ero speso 14,50 Five Guys, è la stessa cosa, circa il prezzo, credo. Ho preso lo Shake Stack, che non è quello average. Cosa diversa da Five Guys? Mi hanno detto come lo volevo il burger cotto, ho detto medium, non vuol dare, ho troppo fame, non voglio aspettare. Anche perché sono le, che ore è? Vediamo un po'. Sono le 13.49. Un po' di fame. Una cosa che adoro di Londra, sapete cos'è? Che uno può fare veramente quello che vuole. Io sono qua in centro con una camera, con un microfono a fare un vlog. Nessuno se ne frega proprio niente, tranquillo. È una cosa che ho sempre ammirato di Londra, il fatto è che uno veramente può essere. È arrivato il panino, mamma. Allora, questa è la Coca-Cola. Non c'è il refill qua, quindi Five Guys ha un punto in più per ora. Dunque, le patatine sono grosse come il palmo della mia mano. Ma sono molte di meno, perché le Five Guys erano migliaia. E l'hamburger. Io tendo a giudicare tutto dalla grandezza, quindi non mi nascondo che ora come ora, per quello che ho pagato, sono un po' deluso. Perché? Perché sto pagando 14 stelline quando la cannuccia entra nella Coca-Cola. Quando 14 stelline, no? Refill, patatine sono la porzione che sono, e l'hamburger è piccolino. Però è un'esperienza. Comunque, non voglio, come dire, giudicare subito. Allora, intanto vediamo, metto un po' di ketchup, allora, facciamo le patatine. Andiamo le patatine. Patatine Zindar promosse, sono buone. Sono totalmente diverse da quelle di Five Guys. Credo sia una questione dell'olio sulla quale sono fritte. Però sono buone. Non so se avete visto Super Size Me, il documentario di Morgan Sparrow, che per 30 giorni ha mangiato soltanto da McDonald's, per colazione e pranzo da McDonald's. Ecco, considerando che ieri ho fatto cena con Burger, oggi la mia colazione è stato dello yogurt e del caffè, io praticamente sto mangiando di nuovo questo tipo di cibo per così breve tempo. È strano, però ho voglia. Comunque, proviamo adesso lo Shake Shack Burger. È grosso però. No, è buono. Minchia se è buono. Ha una buona consistenza. L'hamburger è buono, buon sapore, è buono veramente, la carne è buona, mi piace. È un sapore totalmente diverso da tutti gli altri hamburger che ho mangiato fino adesso. È buono però questo. Bravo Shake Shack, promosso. Allora, eccoci qua, commenti finali. Ah, finalmente non c'è nessuno, posso parlare tranquillamente. Dunque, l'hamburger di Shake Shack era molto buono, così come le patatine. Però, da Five Guys c'è il refill, quindi posso prendere da bere quanto ne voglio. Le patatine, la porzione era doppia. Quindi di per sé io, per un rapporto qualità-prezzo, preferirei Five Guys, perché paghi la stessa cifra, ma mangi molto di più. L'hamburger, Five Guys è molto buono, Shake Shack pure. Lì fra due quali scegliere è molto difficile, così forse preferirei, così su due piedi credo che preferirei Five Guys sempre, ma Shake Shack è consigliato. Ragazzi, questo è tutto per oggi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, sotto iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ah, se vi piacciono che faccio questo tipo di video, dove provo le migliori paste, le migliori pizze, i sushi, insomma qualsiasi cosa che volete a Londra, lasciate nei commenti e ci penso io.
Grazie mille, alla prossima, ciao!